91 Boccadutri accolto, 92 Milanato accolto, 93 Palese accolto, 94 Palese accolto. Sì, chiede di parlare deputato Paese, è stato accolto. Un attimo. Signora Presidente, chiedo la votazione sul 94. D'accordo. Allora, deputato Palese insiste per la votazione. Avverto che lo stesso sarà posto in votazione congiuntamente all'ordine del giorno Cinzia Fontana 97, avente un identico contenuto sul quale il parere è favorevole. Deputato Fraccaro. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno prevede e invita sostanzialmente a rioccupare i cosiddetti palazzi. Deputato Fraccaro, prima che continui voglio darle Sì. comunicazione che sono anche finiti i tempi aggiuntivi, quindi adesso la Presidenza concederà interventi di un minuto, quindi si attenga se possibile a questo tempo. Cercherò di Grazie. essere brevissimo, Grazie. Presidente. Qui si tratta di ritornare ai Palazzi Marini dopo che è stata approvata la norma contro gli affitti d'oro. Ora, noi siamo contrari a questa proposta, le spiego perché. Perché affinché non siano di nuovo degli affitti d'oro è necessario attenersi a quello che è la previsione del costo di affitto del demanio, che è il prezzo ovviamente di mercato. In questo caso, in questa previsione, c'è il costo di affitto previsto dal demanio più un 10% discrezionalità della Camera, richiesto da Scarpellini, i proprietari di quell'immobile. Ovviamente la Camera ha subito accettato. Si tratta di mezzo milione di euro ogni anno che andrebbero rispetto al costo di mercato in più nelle casse di un uomo che il Partito Democratico ha favorito regalandogli 500 milioni di euro.